Buongiorno a tutti, Marcello Bugnoli, amministratore di Quantirica Algorithmic Trading che parla. In questo breve video su YouTube parleremo di quello che è un annoso e sempre presente problema tra la logica di posizionamento degli ordini in quella che è lo sviluppo di una strategia utilizzata sia per il backtest che per il live trading. Come tutti sappiamo, NinjaTrader, che è una piattaforma che è assolutamente adatta a questo, ci permette di testare e di fare un backtest intenso e assolutamente esteso con una statistica molto importante. La limitazione che però si trova, soprattutto quando si utilizzano time frame lunghi, è quella del posizionamento degli ordini che, se la strategia deve essere conforme a quanto testato con il calculator bar close e quindi in backtest, la strategia degli ordini stessi avviene alla fine della barra. Bene, allora, una piccola soluzione, un piccolo, chiamiamolo trucco, che in realtà poi non è un trucco, ma è un utilizzo di un metodo che è l'onMarketData. OnMarketData sostanzialmente viene chiamato ogni volta che il mercato fa un movimento di mercato, un movimento di book, un movimento di volume, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere prima di tutto come si può creare una semplicissima strategia e poi a strutturarla nel migliore dei modi. Quindi dal menu Tools, New NinjaScript Strategy, si crea la strategia, la chiamiamo Order Update Quantirica. Immediatamente clicchiamo su Unlock Code. NinjaTrader ci ricorda che nel momento in cui sblocchiamo la programmazione assistita non siamo più in grado di rieditare la programmazione assistita, ma dobbiamo proseguire solo e esclusivamente a livello di codice. E a questo punto abbiamo il nostro editor di NinjaTrader pronto per essere, diciamo così, strutturato con le informazioni che vogliamo inserire a livello di codice. Allora vedete prima di tutto la parte di Initialize. La parte Initialize, ricordiamoci che viene chiamato una sola volta l'inizializzazione della strategia, e poi la parte dell'onbar update. La parte dell'onbar update viene chiamata ad ogni aggiornamento di barra. Di conseguenza, se calculate on bar close è true, allora viene chiamata ad ogni fine di barra. Se false, viene chiamata ad ogni tick di mercato. Ok? Il problema qual è? Che se noi mettiamo un semplicissimo costrutto banalissimo, tipo che la chiusura attuale sia inferiore all'apertura. Ok, quindi andiamo a fare un if close 0 minore di open 0. Questa è la condizione. Apriamo due parentesi, apriamo una parentesi graffa e la chiudiamo e andiamo a dire alla nostra strategia che cosa vogliamo fare. In questo caso facciamo un enter short. Ok. Gli diamo un nome generico, short, chiudiamo la parentesi, punto e virgola, e a questo punto la mia strategia tendenzialmente è pronta per essere, diciamo così, utilizzata. Premiamo F5 e compiliamo, oppure direttamente qua sopra c'è il pulsante compila. A questo punto che cosa ci si deve aspettare? Che se io utilizzo un calculate on bar close true, alla fine della barra, se questa condizione è verificata, entra l'ordine short. Diversamente, se utilizzo un calculate on bar close false, okay, al primo tick di mercato inferiore all'open della barra, immediatamente la mia posizione entra short. Consideriamo il fatto che per ragioni didattiche vogliamo utilizzare, per dimostrare l'utilizzo del metodo OnMarketData, vogliamo utilizzare il calculator bar close true. Solitamente che cosa si fa? Quando si definisce tutta la logica dei segnali, si inseriscono all'interno dell'onbar update, si inseriscono tutti i segnali anche di uscita. Bene,
Noi non lo vogliamo fare perché sappiamo che se li inseriamo all'interno di un bar update, i segnali di uscita verranno generati alla fine della barra, quindi all'update della barra. Problema chiaramente annoso se si va a considerare che si possono utilizzare dei time frame lunghi, immaginiamo i 60 minuti. L'operazione di ingresso viene fatta immediatamente all'inizio della barra e a questo punto mi trovo con un time frame, con un lasso di tempo piuttosto lungo per l'inserimento degli ordini, soprattutto per la modifica degli ordini. Abbiamo pensato quindi di fare una definizione abbastanza semplice. Quindi andiamo a definire, per esempio, il concetto di pivot point. Perché pivot point? Per ancorare l'ordine a un livello di mercato che è facilmente identificabile, sappiamo essere statico nel momento in cui si verifica il primo tick della prima barra della giornata, ovviamente riferito alla sessione che stiamo utilizzando. Quindi andiamo a utilizzare il nostro bel metodo MarketData, quindi fuori dall'onBarUpdate, ok? Andiamo a fare protected override void protected, scusate, una P in più, protected override void on market data. Ok, market data event args e ci siamo. A sto punto qua dentro che cosa facciamo? Siamo pronti a gestire tutta la logica che deve essere effettuata all'interno dell'onMarketData. Quindi facciamo una cosa semplicissima. Andiamo a dire all'interno dell'onMarketData voglio definire il pivot point. Allora, prima di tutto per definire il pivot point devo andare ad aggiungere una variabile. Noi sappiamo che un pivot point è un prezzo di mercato, quindi è decimale, quindi aggiungiamo un double. E lo chiamiamo per esempio S2, punto e virgola, compiliamo. Ok, abbiamo aggiunto la variabile S2, definiamo come S2 pivot. Okay. E a questo punto lo andiamo a dichiarare direttamente all'interno dell'onMarketData. Ah, quindi S2 uguale, S2 uguale math.round di che cosa? Potremmo utilizzare un round to tick size direttamente dello strumento, però va benissimo per il nostro caso un math.round. Quindi andiamo a mettere di che cosa? Pivots, aperta parentesi, e ci dice, benissimo, che cosa voglio utilizzare? Voglio utilizzare i pivot daily, quindi pivot range.daily, virgola, il calculate, come lo voglio calcolare? Lo voglio calcolare dai dati intraday, quindi HLC, di troppo, calc from intraday data, virgola 0, virgola 0, virgola 0, virgola 100, chiuse parentesi, punto, che cosa voglio? Voglio l'S2,
Poi andiamo a dividere per il tick size. Per tick size. A questo punto abbiamo definito il nostro pivot point. Ok? Che cosa vogliamo fare qua dentro? Vogliamo fare una logica di ordini, come abbiamo detto prima. Ok? Quindi ipotizzando che all'interno dell'onbar update noi siamo entrati in posizione. A questo punto che cosa vogliamo fare? Vogliamo fare una cosa semplicissima. Ok? Fare semplicemente un exit short limit. Exit short limit, aperta parentesi. E qui ci dice, benissimo, cominciamo a metterci dentro un po' di informazioni. Double limit price, il mio limit price che ho definito prima è S2, quindi il secondo supporto dei pivot. Signal name, quindi il nome del segnale, possiamo scrivere exit short pivot S2, ok, virgola, from entry signal, da che segnale? Dal segnale short. Chiusa parentesi, punto e virgola, e abbiamo definito il nostro exit short limit. A questo punto però diciamo che dobbiamo approcciare il tutto con un senso critico, quindi andiamo a vedere effettivamente che cosa succede agli ordini. Io voglio vedere quest'ordine statico sul pivot e in più voglio vedere anche un ordine dinamico che si muove assieme al mercato. La cosa più semplice per fare questo è utilizzare un ordine che non verrà mai eseguito, ma che ci permette di vedere l'ordine che si muove sul mercato. In questo caso possiamo utilizzare un exit short stop, quindi ci mettiamo un exit short stop, aperta parentesi. A che livello? Qual è il nostro double stop price? Per fare che non venga mai eseguito possiamo usare il denaro, la lettera, più n numero di tick, quindi usiamo un get current. Possiamo utilizzare getCurrentAsk più, ci mettiamo 10 tick, 10 per tick, 10 per tick size, virgola, gli diamo il nostro nome del segnale, exit stop, virgola, gli diamo il nome del segnale d'ingresso, in questo caso short. Chiudiamo la parentesi, punto e virgola, compiliamo ed ecco che il nostro obiettivo è quello di avere una situazione in cui una volta che entro a mercato automaticamente viene posizionato un ordine sul pivot di uscita e un ordine stop che non verrà mai eseguito, che sta sopra il mercato, quindi alla lettera, sopra la lettera più 10 tick. Andiamo a abilitare, a creare la strategia, ricordatevi di farlo sempre dal control center. Ok. Ok. My input 0, ma non ci serve. Andiamo a prendere in questo caso il mini S&P. Andiamo a prendere la nostra sessione Eurex. Calculate on bar close, lasciamo true, ok? E clicchiamo ok. Abilitiamo la nostra strategia e vediamo che cosa succede. In questo caso la strategia mi dice, attento Marcello che sei ancora in posizione, perché è gialla e quindi non faccio niente. A questo punto per ovviare il problema andiamo su Tools, Options, Strategies, Ninja Script e gli diciamo immediately submit live working historical order, ok? Andiamo a vedere che cosa succede. Qui ci dice che siamo short di un contratto. Per evitare anche questo potremmo fare una cosa ancora più intelligente, andare a mettere un if historical return, ok? È una cosa già un po' più raffinata, si può fare senza nessun tipo di problema, però sì, non è questo il
la situazione. Andiamo a vedere se sul time frame a 5 minuti riusciamo a identificare qualcosa che può essere interessante. Proviamo a identificarlo. Edit strategy, lo mettiamo su 5 minuti. Ok, tools option, strategy ninja script. Questa è chiaramente ancora in posizione. Solo di pazienza. Ok. If un attimo. Ok. Non abbiamo posizioni. La strategia è in andare. Chiaramente al 5 minuti si limita fortemente in questo caso. Edit strategy. La mettiamo su un minuto. Avrei potuto tranquillamente fare una cosa un po' più raffinata, cioè quella di utilizzare il market replay. Il market replay è molto molto comodo per queste informazioni. In ogni caso, mentre aspettiamo che qualcosa succeda, se riusciamo a vedere una barra in cui l'apertura è minore della chiusura, a parte potremmo fare una cosa ancora più diversa. Facciamo così. Ok. Se la chiusura è diversa dall'apertura, allora entra short. Vediamo che cosa succede. La cosa importante è capire come questa logica di ordini, in particolare l'exit short limit e l'exit short stop, siano legate all'interno dell'on market data. Ok? A questo punto vedete che la strategia è entrata con una posizione short. Andiamo a vedere dov'è la nostra posizione short. Vedete che in modo corretto abbiamo l'ordine di riacquisto limit a 54,25 e se ne sta lì fermo. Abbiamo il nostro ordine stop a 73,25 che si muove esattamente di 10 tick sopra la lettera. Ok? Quindi un ordine statico, un ordine dinamico all'interno di una logica di strategia con calculate on bar close true, utilizzando il metodo on market data. Penso che questo possa essere utile a molti, soprattutto nell'implementazione di strategie e nella valorizzazione degli ordini quando poi si va sul mercato reale. Okay? Questa è un'informazione importantissima. Dal log è evidente come l'ordine venga costantemente aggiornato ad ogni tick. Diventa ancora più evidente se noi andiamo a prenderci un bel, scusate, prendo statico, un bel book di mercato. Ok. Andiamo a prendere il nostro mini S&P, scusate, e vediamo immediatamente che il nostro ordine è da 73,25 ogni volta che la lettera si sposta, automaticamente sposta anche il mio ordine. Questo è tutto. Io ringrazio tutti per aver visualizzato questo video. Per qualsiasi domanda, dubbio o perplessità, fate riferimento a Quantirica Algorithmic Trading, l'indirizzo è www.quantirica.it. Abbiamo un blog operativo esclusivamente di formazione operativa e pratica a livello di trading system e di utilizzo quotidiano dell'attività di trading sui futures con NinjaTrader. Lo potete trovare sull'indirizzo traders-forum.com. Buon lavoro a tutti, grazie di aver visualizzato questo video, a presto!